La resilienza si fa onda di adattamento intelligente per reagire agli urti degli eventi. La reazione è inconsapevole e si accumula giorno dopo giorno attraverso la tensione muscolare sempre più crescente. Questo porta ad arrivare a fine giornata con una rigidità del plesso solare che impedisce, ad esempio, una buona digestione, un buon sonno e una buona centratura. Oggi vi parlo del rimedio psicosomatico per eccellenza nel repertorio delle Australian Bush Flower Essences, che è la Crowea, questo fiorellino bello centrato, che oltretutto è molto legato alle fasce muscolari, ai tendini e ai legamenti. Me l'ha dimostrato in anni di uso, sia esterno che interno, le 7 gocce 2 volte al giorno, ma anche come uso per massaggio delle spalle, del plesso solare, che d'altronde è proprio il plesso solare che rappresenta la nostra resilienza. E molto spesso, anziché allenare questa resilienza, ci si irrigidisce sia fisicamente, ripeto, questo fiore è fantastico nella tensione muscolare, sia volontaria, quindi i crampi, le tensioni degli arti, sia superiori che inferiori, ma soprattutto le contratture dei muscoli involontari. Ad esempio la pancia, quindi i crampi allo stomaco, ma anche le coliche, diciamo le coliche renali, i dolori da coliche renali e soprattutto gli spasmi uterini e gli spasmi bronchiali. Sia usato in urgenza, sotto la lingua, ma anche massaggiato nella zona somatica che risponde al blocco che può essere la gola, il cuore e il plesso solare, che è compreso tra l'ombelico e la punta dello stomaco. È il nostro adattamento intelligente agli urti inevitabili degli eventi. Non è tanto l'evento in sé, ma come noi reagiamo. Oltretutto questo Crowea si è dimostrato insostituibile per la giusta regolazione di acido cloridrico nello stomaco. È un regolatore sia per l'iperacidità che anche per la difficoltà di secernere la giusta quantità di acido cloridrico. Il tutto influisce sul malassorbimento del cibo fisico di cui ci nutriamo, ma come dico sempre, ci nutriamo anche di emozioni. Sono la dottoressa Roberta Piccin, farmacista psicosomatica, esperta di naturopatia australiana. E vi posso assicurare che se una persona è di cattivo umore perché è troppo apprensivo o sempre preoccupato per tutti, la vita è molto influenzata da questo atteggiamento, e quindi questo fiore è fondamentale per la riscoperta dell'equilibrio e per un rinnovato anche contatto con i propri sentimenti. Il 5 dei petali corrisponde proprio alla parte emozionale, molto legato al piano emozionale, perché alla fine la centratura è equilibrio e sicurezza nel corpo fisico e mentale, quindi la perdita di sicurezza si ripercuote in una perdita di equilibrio fisico e mentale, da cui la centratura, ma anche la perdita di equilibrio poi rincorre la mancanza di sicurezza. Quindi sono due cause e effetti: perdo l'equilibrio e quindi sono insicuro, ma anche se sono insicuro, l'equilibrio lo perdo. Quindi per riscoprire un rinnovato contatto con noi stessi, col nostro centro e con i nostri muscoli tensori volontari, ma anche involontari, dove le contratture dell'apparato respiratorio, e quindi le asme bronchiali proprio, ma anche la contrattura della pancia, del colon e dello stomaco, rispondono immediatamente a questo fiore. Ho avuto dei risultati eccellenti anche nel mandare avanti, nel rinforzare dei clienti con il Parkinson, dove la muscolatura liscia e striata è sottoposta a rigidità e sempre più crescente negli anni, ma soprattutto per gli animali, soprattutto questo l'ho visto, che soffrono di attacchi epilettici. Questo fiore massaggiato a livello di testa e di cuore fa sì che questi attacchi si dilazionino nel tempo. Oltretutto favorisce anche un buon assorbimento dei nutrienti anche dell'animale. Quindi per umani ed animali questo fiore per me per lavorare è davvero fondamentale. Se vuoi
un contatto con me per una prima consulenza, clicca il link sotto nei commenti e scegli il giorno e l'ora per espormi le tue ragioni.